Allora, buongiorno a tutti. Diamo inizio ad un seminario che è tenuto dal professore Massimo Sorli, che è professore ordinario di meccanica applicata alle macchine presso il Politecnico di Torino, nonché direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale. È docente anche di meccatronica e in particolare ci parlerà delle prestazioni e architetture di servosistemi con riferimento ad alcuni esempi sui comandi di volo. Lascio la parola al professore Sorli. Prego. Sì, grazie Giorgio, ben volentieri, con piacere sono qua oggi per cercare di fare un'introduzione a quelle che sono le prestazioni dei servosistemi e anche vedere poi qualche dominio applicativo in cui questi dispositivi possono essere impiegati. La presentazione potrebbe durare un'oretta, vediamo, forse c'è qualche cosa anche di più, vediamo se riusciamo a star nei tempi. Allora, prima di tutto voglio cercare di raccogliere e focalizzare il concetto di servosistema. Ora, noi abbiamo a che fare con un sistema che deve regolare una grandezza fisica e deve regolare una grandezza fisica che può essere una posizione, una forza, una velocità. In campo meccanico queste sono le grandezze controllate. Servosistema vuol dire che però questa regolazione, questa generazione della storia temporale di questa grandezza fisica deve essere fatta con certe prestazioni. Se a fianco al sistema non sono collegate le prestazioni, non ha quasi senso parlare di un servosistema. Le prestazioni evidentemente sono nel dominio del tempo e in condizioni di regime, scusate, in condizioni stazionarie, quindi tutte quelle che si hanno quando è finito il transitorio e poi invece quelle che si hanno in condizioni dinamiche, durante il movimento, durante la variazione più o meno veloce della richiesta, del comando. Le prestazioni quindi sono fondamentali per poter definire da un lato qual è l'architettura e poi qual è la soluzione con cui si va a fare il servosistema e queste prestazioni sono quelle che devono essere assolutamente tenute in conto nel momento in cui si progetta il servosistema o viceversa si scelgono i componenti del servosistema in relazione alla specifica applicazione, in relazione allo specifico dominio applicativo in cui questo servosistema si va a collocare. E queste prestazioni poi possono essere indicate nel dominio del tempo, nel dominio della frequenza, vuol dire cambia poco, però diciamo, le possiamo suddividere in queste due grosse aree, quelle diciamo, che si hanno a regime e quelle che si hanno durante il transitorio. A regime sicuramente una prestazione è legata all'errore, l'errore che si fa rispetto alla domanda. Io dico, io voglio controllare in posizione un dispositivo e voglio che faccia 100 mm, quando gli ho dato il comando, gli ho detto spostati di 100 mm, poi deve stare fermo lì a 100 mm, se ne fa 99 o 105 o peggio 50 mm, evidentemente è un tema che mi interessa, quanto ci arrivo vicino al valore che ho chiesto, ed è l'accuratezza, l'errore a regime. L'errore regime, poi notate, è un errore che non necessariamente deve essere a fronte di un regime statico. Anche io se ho una rampa, in realtà quando ho dato questa rampa, quindi continuo a dare una variazione nel tempo lineare del comando, al di là del transitorio in cui ho applicato, ho fatto partire la rampa, dopo si determina un regime. Quando io do una sinusoide a un sistema, dopo la fase iniziale in cui ho applicato l'istante della sinusoide, dopo un po' questa sinusoide è un'applicazione che va a regime, quindi la risposta è quella che poi mi interessa, a regime. Quindi è finito il transitorio, è finita la variazione del segnale rispetto a quello che era il comando precedente. Bene, questa è l'accuratezza. Poi invece ci sono le caratteristiche dinamiche, cioè le caratteristiche che si hanno durante il transitorio. Se io do un gradino al segnale, io voglio sapere qual è l'errore che ho rispetto a questo gradino nella fase in cui questo sistema si porta verso lo step. È un errore dinamico, diciamo, rispetto a quell'altro che invece è un errore stazionario. Ed è una parte transitoria, se
se volete, è un po' quello che è associato all'integrale generale dell'omogenea associata, cioè quando uno va a vedere qual è l'oscillazione libera del sistema durante il transitorio, quella sono le prestazioni di sistema. Poi invece a regime ci sarà la forzante che gioca, e quello è quello che sostanzialmente si va a disgiungere in queste due considerazioni. Il sistema quindi ci serve che sia anche rapido nella risposta. Se io dico devi spostarti di tot, vorrei che questo lo faccia in tot tempo, questo spostamento, non che ci metta una settimana, perché una settimana non mi serve. Quindi devo dire anche in quanto tempo, o se volete qual è la larghezza di banda, fino a quale contenuto in frequenza del segnale di comando il sistema deve rispondere. Quindi ci potranno essere diversi elementi che però dicono la stessa roba, la costante di tempo equivalente, una frequenza di banda, un tempo di risposta, sono tutti elementi o in tempo o in frequenza che però dicono la stessa cosa. Quanto è pronto il nostro sistema? Quanto è veloce nel rispondere? Quanto tempo ci mette a produrre l'uscita, che è la grandezza fisica controllata, rispetto al segnale di comando, che invece è un segnale che io ho dato al mio sistema, tipicamente elettrico o comunque su una unità di governo. Poi mi serve che il sistema sia stabile, mi serve che il sistema non vada in instabilità, cioè se io deve essere un sistema che a fronte di un comando limitato in ampiezza mi produca un'uscita che non diverga, che non sia instabile, che non aumenti, che non derivi. Stabile vuol dire che deve fare quello che dico io, non quello che si immagina di fare lui, perché sennò in certe applicazioni non lo posso usare. Pensate a un servosterzo, a un servofreno, a cose che hanno una valenza di criticità sull'applicazione. Se mentre imposto un segnale, un comando, una frenatura, uno sterzo, il sistema divergesse, adesso per gli affari suoi, evidentemente non è usabile. Quindi deve essere stabile. Stabile è poi legato al concetto, in particolare, di essere un sistema alla capacità del ritardo che si ha fra l'errore del segnale del sistema retroazionato e l'uscita in feedback. Ebbene quell'errore lì, quel legame, quella funzione di trasferimento, quella relazione input-output fra l'errore del sistema retroazionato e feedback, deve essere, questo sfasamento deve essere contenuto, non deve essere comunque superiore ai 180 gradi. Poi evidentemente ogni servosistema lavora nel mondo, nella sua applicazione, ed è sensibile ai disturbi, cioè gli arrivano dei disturbi. Voi già dovete pensare che il disturbo è sostanzialmente il duale in termini di potenza rispetto alla grandezza controllata, cioè in altri termini, se io controllo una posizione, una velocità, con un servosistema, controllo la posizione e velocità, il disturbo è un'azione, è una forza, è una coppia. Se io controllo in forza, quindi devo produrre una forza, produrre una coppia, il disturbo è una grandezza cinematica, è una velocità, quindi coppia per velocità fa potenza. Se io controllo una pressione, la portata è un disturbo. Se io controllo una portata, la pressione è un disturbo. Se io controllo una tensione, la corrente è un disturbo. E così in avanti. Quindi, e dovete pensare che se io controllo una posizione, la forza è un disturbo. Certo che è un disturbo, perché io posso controllare la posizione di questo tavolino, però se questo è incollato per terra, o ha degli attriti, o ha delle masse importanti, insomma, ha delle azioni che gli arrivano dall'esterno, azioni, e questo mio controllo, questo mio esercizio di posizionarlo sarà più o meno semplice, più o meno faticoso, più o meno dovrà essere più o meno tale da superare questi disturbi. Disturbi che possono essere stazionari, ma possono anche variare molto velocemente nel tempo, durante questa mia velleità. E quindi il sistema deve essere poco sensibile al disturbo, deve essere insensibile al disturbo. Devo lavorare indipendentemente dal disturbo, vorrei che lavorassi indipendentemente dal disturbo, cosa che non è, però è una specifica, perché ovviamente questo disturbo io lo dovrò gestire.
Vedremo poi più avanti, comunque la modalità di regolazione è ovviamente il anello aperto e il anello chiuso, qua non sto a perdere ulteriore tempo sul concetto, lo vedremo poi più avanti, però è indubbio che un sistema retroazionato, retroazionando la grandezza di uscita e riportandola nella zona di controllo, mi permette ovviamente di avere alla fine la possibilità di aumentare la velocità di risposta, quindi avere un sistema che è più pronto, mi permette di avere un sistema che è in grado di ridurre l'effetto dei disturbi, perché io riportando questo segnale indietro ho la possibilità di capire i disturbi che normalmente entrano in derivazione a gamba tesa sul mio sistema, ma io li sento perché mi modificano l'uscita, quindi riportando questa uscita modificata ho la possibilità di far rilavorare il controllo, la regolazione, e tipicamente poi mi permettono di ridurre tutte le non linearità, perché ovviamente io vorrei, a fronte di un segnale di comando, vorrei avere una grandezza di uscita che sia 1 a 1. Il segnale di comando può essere un segnale 0-10 volt, il segnale di uscita può essere 0-1000 newton, ma io vorrei avere una linearità fra questo 0-10 volte e 0-1000 newton, in modo tale che ogni volta che comando io ho corrispondenza con la mia grandezza di uscita, ma questa linearità non è mica scritta sulla pietra, dipende da come sono fatti tutti i componenti che sono dentro, quindi lineare non lo sarò mai, ma se uso questa possibilità di retroazione posso giocare. È evidente che il servosistema ha uno schema blocchi di questo tipo, zona di regolazione, zona di attuazione, in cui c'è la parte di interfaccia, la parte attuatore. Io quando considero un servosistema considero sostanzialmente un sistema di attuazione controllata, quindi un sistema che è in grado di produrre questa grandezza fisica controllata, però produrla vuol dire che deve gestire una conversione di energia, deve essere in grado di elaborare una variazione, una trasformazione di energia. Per esempio, se io alla fine ho una grandezza meccanica che sia una velocità, una coppia, alla fine ho una potenza meccanica in uscita, ma ci sarà a monte un qualche cosa che mi ha permesso di convertire un'altra energia, non so, elettrica, idraulica, termica, che poi alla fine verrà trasformata in energia meccanica se devo controllare una grandezza meccanica. Però per fare questo ho bisogno di un'attuazione, ho bisogno di un qualche cosa che riceva un segnale versatile, leggero, flessibile, tipicamente un segnale elettrico se la regolazione è elettrica dal controllo, e poi abbia un'interfaccia che sia in grado di produrre la regolazione della potenza secondo questo segnale di riferimento all'attuatore A. Quindi questa interfaccia è l'elemento che regola la potenza all'attuatore. L'attuatore in realtà non regola, a mio parere, una potenza, trasforma semplicemente dell'energia da una parte all'altra, ma un cilindro idraulico non è che regola, lui trasforma una potenza idraulica in una potenza meccanica, ci avrà qualche perdita, però trasforma, non regola. Chi regola è chi gli dà più o meno energia idraulica al motore idraulico, quindi la servovalvola, la valvola proporzionale, la pompa o quant'altro. Quindi questi sono gli elementi che tipicamente sul ramo di azione mi permettono di definire la relazione fra il segnale regolato, tra la variabile richiesta e la variabile in uscita, la variabile di processo. Se il sistema è retroazionato ho questo feedback che mi permette di leggere l'uscita e riportarla indietro. Notate che non è assolutamente detto che il sistema retroazionato funzioni meglio del sistema anello aperto. Funziona bene se progettiamo bene il controllo. Se progettiamo male il controllo funziona molto peggio. Quindi non è che basta chiudere l'anello e dire sicuramente le cose vanno bene. No, chiudere l'anello le cose vanno male se non è progettato bene il controllo. Anzi, se avete un sistema in anello aperto che non è facendo qualche errore con disturbo, però
in realtà aveva una buona corrispondenza fra uscita e ingresso, e se io chiudo, e casomai era un sistema che non aveva di suo dei poli in origine, non aveva degli integratori puri nella sua interno, quindi un sistema che aveva una caratteristica statica sostanzialmente, se io chiudo e funzionava, io chiudo l'anello, il sistema produce un errore molto più grande di quello che prima. Quindi bisogna fare attenzione, non è detto che il sistema retroazionale comunque debba andare meglio del sistema nell'aperto. Se è ben progettato, sì, molto meglio, si aumenta la prestazione dinamica, si rende il sistema più gestibile, si rende il sistema più stabile, si rende il sistema più insensibile al disturbo. Questo schema blocchi non è teorico, a mio parere, ma deve essere sempre confrontato esattamente con quello che avete sul campo. Per esempio, in un sistema idraulico di controllo posizione, a quegli stessi blocchi, regolazione, attuazione e trasduzione, corrispondono degli elementi fisici che stanno sul circuito, quindi una regolazione di posizione, una valvola proporzionale, un attuatore, un pistone e un trasduttore di posizione, che poi lo potete ancora vedere nello schema idraulico. Cioè nello schema idraulico rappresentate le relazioni in qualche modo di input-output, identificate nella forma grafica dei segnali, dei fili, dei tubi, dei componenti, che in qualche attraverso quel collegamento, anche se è un collegamento fisico, ma lì dentro passano degli input e passano degli output. Ecco, lì bisogna identificare quali sono gli input funzionali e quali sono gli output funzionali, perché qua c'è uno schema blocco, ma qua c'è un filo, questo filo qua, questa linea, questa freccia, che cos'è? Voi se prendete una valvola, ha dei tubi, ha dei fili elettrici, qual è l'input funzionale che vi permette di far funzionare il vostro schema blocco? Qual è l'output funzionale della valvola? A volte uno dice l'input della valvola è l'alimentazione idraulica. No, assolutamente, quello proprio non è un input funzionale della valvola, anche se è un input, certo, è un tubo di ingresso, è il tubo di ingresso tipico, ma non è l'input funzionale nella rappresentazione che avete qua. E però ancora una volta dico, adesso oggi non avremo proprio il tempo di definire i dettagli, ma nel momento in cui voi create dei blocchi da una parte e poi cambiate rappresentazione, quegli blocchi non che li dovete perdere, li dovete mantenere, perché il collegamento di interazione input output è quello che vi permette di fare, secondo me, quello che dico, fa stare in piedi il sistema, perché il sistema sta in piedi quando avete identificato i blocchi, avete identificato gli input e gli output. Ogni input è sostanzialmente l'output del blocco precedente, fino a che nel vostro sistema vi resta solo un input in partenza, un comando, e un output in uscita, tutte le altre frecce devono chiudersi, se avete messo bene le relazioni di input output funzionali. E qua ovviamente avete, direi, le stesse cose. Qua si vede che la valvola riceve il suo segnale di riferimento in tensione, corrente, di comando, di posizione, che poi diventa un comando di portata, e l'output sarà la portata di questa valvola, la cui portata per esempio è l'input dell'attuatore dal punto di vista funzionale. Ovviamente l'attuatore avrà qua una forza che sarà una forza di disturbo. E ancora una volta questa stessa relazione la vedete in una relazione fisica. Se voi avete un servocomando, un servoattuatore controllato in posizione, quando voi andate a sezionare i pezzi dovete trovare le stesse robe. Per cui se avete un servosistema controllo posizione avrete una zona di regolazione, avrete una zona di attuazione in cui c'è la valvola di regolazione e il cilindro, e avrete una zona di misura, ci sarà praticamente un trasduttore che chiude l'anello di posizione e quindi misura la posizione relativa dello stelo rispetto alla carcassa e manda il segnale sulla parte di controllo.
A mio parere è molto utile definire bene questa cosa qua. Capite che quando voi avete il sistema completo è difficile sezionarlo, ma lo dovete fare nella vostra testa. Dovete dire questo fa parte di quel pezzo là, questo fa parte di quel pezzo là, li metto insieme e cerco di trovare l'interazione input-out funzionale, in modo tale che sono anche in grado di farne poi un modello, farne una descrizione che poi metto nel mio schema blocchi, lo faccio girare e vado a trovare la soluzione. Direi, nel momento in cui andate a vedere il sistema, poi a mio parere è molto utile nella propria testa farsi una specie di cruscotto virtuale. Cioè a dire, io mi immagino che nel mio sistema di controllo posizione possa dare un segnale di comando, di riferimento, in tensione, che so io, una legge in cui la posizione del pistone sia a zero, poi la faccio salire questa richiesta, questo segnale nel tempo, una rampa e poi lo tengo costante. Questo è quello che vorrei che facesse nel sistema. Quindi è fermo, poi gli dico muoviti con una certa legge a velocità costante per un certo tempo, quindi farai una certa corsa e poi ti fermi. In questa serie di componenti, una volta che l'ho identificato, in questo mio cruscotto virtuale, se io andassi a piazzare tanti trasduttori, tanti lettori, quali sono gli andamenti che io vedrei? Allora, guardando questa serie di cruscotti e guardandolo in verticale, perfette per intervalli di tempo, quindi io dico ok, sono qua, parto dalla posizione in cui a fronte di un segnale di posizione 0%, quindi qua è 0, è 0, l'errore è 0, il segnale di riferimento è 0, la posizione della valvola è 0, le portate Q1 e Q2 sono 0, le pressioni P1 e P2 sono uguali per ipotizzo di non avere carichi esterni, l'attuatore simmetrico, e quindi la velocità del pistone sia 0. Parto da questa situazione qua. Dopodiché ipotizzo di dare un piccolo incremento di richiesta. Cosa succede? Se non guardo tutta la riga, no, guardo solo un piccolo pezzo. Cosa succede in quel momento in cui io passo da una connessione in cui ho dato comando 0 a una piccola salita? E appena ho dato questo, evidentemente l'attuatore è ancora fermo. Perché ho solo incrementato il segnale qua. Ma perché si sposti questo? Deve arrivare un segnale qua, deve arrivare un segnale qua, deve arrivare un segnale qua, deve arrivare un segnale qua. Cioè il tempo. Ci vuole una catena di situazioni che si determina. Tant'è che il sistema retrazionato dice, tu hai dato un incremento del set, ma inizialmente il tuo cilindro era ancora fermo e quindi nasce una differenza fra questo set e questo feedback. Nasce una differenza fra il set e il feedback, perché il set è variato, il feedback non ancora, nasce un errore. Questo errore ipotizziamo che sia un errore che è semplicemente la differenza fra set e feedback, e supponiamo che a fronte di questo errore il controllo sia semplicemente proporzionale, senza niente di integrativa e niente di derivativa, evidentemente avrò uno spostamento del cassetto con un po' di ritardo, perché a fronte della nascita del segnale di riferimento la serovalvola lavorerà con un po' di ritardo. A fronte di questo segnale qua la valvola si apre, passerà un po' di portata. Entrando un po' di portata dentro in questa camera e da questa camera qua entrerà un po' di massa, scusate qua, uscirà un po' di massa dalla camera di destra e nascerà quindi una differenza di massa all'interno dell'attuatore. E a fronte di questo incremento di massa da una parte e decremento di massa dall'altra, con l'attuatore ancora fermo, l'attuatore non si è ancora spostato, perché per spostarsi deve lasciare una forza, adesso di forza ne abbiamo parlato, e quindi non si sposta. Quindi nasce questo incremento di massa da una parte, decremento di massa dall'altra, e questa variazione di queste cose qua fa sì che nasca una differenza di pressione. Fra l'altro, per effetto di un accumulo, l'effetto dell'accumulo sapete che è un effetto dinamico,
quindi ci vuole del tempo perché si accumuli della massa. E quindi c'è un'altra dinamica qua, c'è un'altra perdita di tempo fra la variazione di portata e la variazione di pressione, cioè c'è un integrale in mezzo nel tempo. Quindi la pressione da una parte salirà con ritardo rispetto alla x, con ritardo rispetto al segnale di riferimento, e dall'altra parte scenderà la pressione. Quando questo differenziale di pressione è tale da vincere tutte le altre forze esterne, finalmente il pistone si muove. E se si muove, incomincerà a nascere una certa velocità. E integrando la velocità nascerà la posizione. E allora incomincerà a muoversi questa qua, che era la posizione di feedback. Vedete quanto tempo è passato nel vostro ragionamento. E allora voi avete guardato una fettina del vostro cruscotto. E vi spostate da un'altra fettina. Cioè, siete partiti di qua, poi avete visto questo, 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 siete ritornati, per dire, fare il feedback, e poi andate avanti su un'altra fettina. Non ha senso guardare per riga tutta la grandezza, perché il sistema evolve nel tempo, ma tutti gli stati e tutte le interazioni input-output sono tutti figli uno dell'altro, con una relazione di causa-effetto. Nel solo sistema le relazioni di causa-effetto sono determinanti. Se non guardate questo non riuscite a capire chi fa cosa, e chi è causa e chi è l'effetto dei segnali. Vabbè, qua adesso potremo poi entrare nel dettaglio dei vari componenti. Questo qua è un caso del tutto particolare. Nel servosistema idraulico ci sono questi dispositivi, sicuramente la servovalvola è uno degli elementi principi e direi determinante, perché è quella che mi permette di regolare la potenza. Capite che se io voglio avere una roba rapida, tutto quanto in quel ritardo che vi ho detto prima deve avvenire in poco tempo. L'elemento che regola la potenza è la servovalvola, che è l'elemento di interfaccia che regola la potenza all'attuatore. Se l'interfaccia è lenta, tutto quanto sarà più lento di questo. Quindi tipicamente questo dispositivo deve essere pronto, ma deve essere anche affidabile, deve essere una roba che, soprattutto se poi questo servosistema va su applicazioni veicolari, di trasporti, aerei e quant'altro, insomma deve essere un componente con affidabilità elevata, e vedremo che se un servosistema rimane piantato in modo non coerente, ci sono dei problemi molto, molto seri. Quindi non entro nel merito, però a ognuno di questi dispositivi, dei vostri pezzi dello schema blocchi, necessariamente dovete pensare che per ognuno di questi ci siano a loro volta delle prestazioni. Cioè, se è vero che tutto il suo sistema aveva quelle prestazioni di accuratezza, di velocità di risposta, di stabilità, in particolare di stabilità marginale, quindi i margini di fallo, i margini di guadagno, e di insensibilità ai disturbi, se tutto il sistema deve avere queste caratteristiche, ma anche ogni pezzetto deve averle, ogni pezzo del vostro sistema ha gli stessi elementi, anche per ognuno di questi dovete andare a cercare queste caratteristiche. Se voi parlate di un trasduttore, di quel trasduttore dovete capire qual è l'accuratezza, qual è la risposta in frequenza, qual è la stabilità, quali sono le condizioni di disturbo che entrano su quel trasduttore, e quando poi lo mettete lì, è vero che voi prendete il segnale di uscita dal traduttore, ma sapete che siete nel campo pieno di porcheria. Siamo sicuri che lui misuri quello che devo, che interessa a me, o misura anche tutto quello che passa per la strada? Cioè, dovete gestirlo voi, Non è che non si da solo. È un sistema che lavora sui fenomeni fisici, e qualsiasi roba che passa di lì, non è mai la raccata. Ma noi non ce lo possiamo permettere. Se lui spara fuori un'auto, non è quello buono, mi sporca il suo sistema e mi fa ripartire l'uscita, quindi non mi va per niente bene. Lui deve lavorare sul segnale che dico io, non quello che vuole lui. Quindi, vedete, a livello metodologico, se voi riuscite a identificare questo cruscotto virtuale, è perché avete già identificato
l'interazione input-output e il fenomeno fisico che la gestisce. Quando io dicevo entra della massa e quindi entra la portata nella camera d'attuatore che è uguale alla portata che passa attraverso la valvola, se non avete perdite, e a fronte di questa portata che così come esce dalla valvola deve entrare da qualche altra parte per la continuità. Ma una volta che entrate in una camera chiusa, una portata, cosa fa? Fa crescere la massa di dentro. E nel momento in cui cresce la massa, per la continuità c'è una variazione di pressione nel tempo. Questo è un fenomeno che, a parole, lo diciamo così, e poi dietro ci sarà un'equazione. Ma allora, vuol dire che se voi riuscite a trovare, a predire nella vostra testa qual è l'andamento, ma no, non con la finezza di una simulazione, ma in modo qualitativo, e in qualche modo poi siete anche in grado di andare a scrivere una sequenza di equazioni, come se aveste un sistema di equazioni algebriche, differenziali, lineari o non lineari, non mi interessa, ma ne avete una sequenza perché avete identificato i fenomeni resistivi, capacitivi, gli scambi termici, gli scambi di energia, quanto ritenete, e per ognuna di queste equazioni avete definito qual è la variabile di input e la variabile di uscita. E la variabile di input di quell'equazione lì deve essere la variabile di uscita di un'equazione prima, se no il sistema non si chiude, non è un sistema di equazioni. Ma quello lì viene fuori nel momento in cui avete già guardato lo stesso sistema nella sua totalità, se no scrivete le equazioni ma non sapete poi come gestirle. Le scrivete bene dal punto di vista analitico, ma dal punto di vista fisico non ci siamo. Invece dobbiamo capirle, secondo me, bene dal punto di vista fisico. Poi, ogni equazione è un'ipotesi. Le equazioni potete scrivere sempre più pesanti, non ce ne sarà mai una che è sufficiente. Quindi prima, secondo me, si capisce il senso fisico, dopodiché si scrive l'equazione. Non è il contrario. Perché se prima l'equazione e poi il senso fisico, da dove prendiamo l'equazione? No, l'equazione è una rappresentazione di quello che succede sul campo, non è il contrario. Allora, la stessa cosa che potremmo fare per un sistema di controllo posizione, potremmo fare per un sistema di controllo pressione. Che so io, voglio avere un set di pressione e voglio controllare la pressione in un serbatoio. Da dove parto? Se voglio controllare la pressione in un serbatoio non devo fare altro che controllare la massa di fluido in quel serbatoio, perché più ci metto massa nel serbatoio più la pressione sale, meno massa meno pressione. Come faccio a mettere la massa in un serbatoio? Ce la ficco dentro, metterò delle molecole di gas, di liquido, di quello che... Quindi devo trovare dei dispositivi che mi permettono di mandare dentro della massa, quindi controllare una portata che entra. Se poi voglio controllare la pressione sia che sale sia anche che scenda, devo controllare qualcosa che mi permette di mandare dentro la massa ma anche di estrarla dalla massa, perché se io continuo a mettercela dentro la pressione sale, ma se poi la voglio far scendere se no tiro via sta massa non scenderà mai. Capite che diventa semplice una volta che avete capito il senso fisico, dire vado alla ricerca del componente per realizzare il servosistema. Chiudo l'anello? Lo chiudo se mi serve se ho tanto disturbo. Quando è che ho tanto disturbo? Io per esempio ho un serbatoio, controllo la massa lì e poi c'è qualcuno che fa uno spillamento da questo serbatoio. Per me, che sono adibito a controllare la pressione nel serbatoio, chi mi spilla della massa per me è un disturbo, però forse è anche l'effetto giusto del serbatoio, se no che ne faccio questo serbatoio pieno di gas o di liquido se nessuno poi lo usa, è normale che sia così, ma per me che faccio il controllo di pressione è un disturbo e quindi io devo vedere se questo disturbo è alto, se non chiudo l'anello faccio sempre un errore sulla pressione controllata, se invece il disturbo è bassissimo posso anche non chiudere l'anello, l'errore che faccio è piccolo, quindi non si può dire a priori se è giusto chiudere l'anello, se fare il sistema retrazionato o non farlo, dipende dalle prestazioni di modulare. Quindi la chiusura dell'anello qua è un qualche cosa che dipende
dalle prestazioni del servosistema. E quindi se lo faccio in anello chiuso, set meno feedback, avrò un errore. Questo errore che cosa significa? Sarà un errore, dice, se c'è una, se la pressione dentro il serbatoio è più bassa di quello voluto, che cosa devo fare? Devo mettergli della massa. Quindi metterò una valvola, apro la valvola e sparo dentro della massa. Se la pressione è più alta del valore voluto, cosa devo fare? Devo prendere quella valvola e, se è a tre vie, scaricare la portata in uscita. Quando ho la massa lì dentro, e quindi ho il differenziale fra la portata che entra e la portata che esce, a fronte di quella differenza di portata esisterà, tramite una capacità del mio serbatoio, un differenziale di pressione, lo integro e trovo la pressione in uscita. Vedete, questa, in questa schematizzazione, è un, questo è un trasduttore, un feedback. Questo non è un feedback, non è una chiusura di anello in retrazione, questa è una linea di fenomeno fisico, perché la portata che esce dal mio componente qua dipende sì da quanto ho aperto la valvola, ma dipende anche dal salto di pressione. Salto di pressione è che è la pressione di monte meno la pressione di valle. La pressione di valle qua è uguale alla pressione del serbatoio, se considero che le pette sul tubo non siano tanto grandi. Quindi vedete, anche nella vostra rappresentazione non è che tutto quello che torna indietro è un feedback, o meglio, inteso come sistema di regolazione nello chiuso. Questo è un feedback, questo posso anche non metterlo se viaggio nella terra. Questo invece è il senso fisico, quello ci deve stare, perché delta P su un orifizio è quello che mi permette di calcolare, tramite la taglia dell'orifizio, qual è la portata di massa. Ok, e anche qua uno si potrebbe fare il suo schema blocking e si potrebbe fare il suo cruscotto virtuale, fatto male, sbagliato all'inizio, ma uno si deve provare, perché ragionando sui vari punti in cascata del circuito si fa delle idee. Dice, ma come potrà essere? Ma questo qua com'è? Grande? Da chi dipende? Non è che li posso scrivere così, l'unica cosa che può scrivere è l'input, il comando, quello lo sceglie come vuole, ma tutti gli altri devono avere un senso fisico, un senso logico, un senso reale, realistico. Se uno se lo fa, secondo me è pronto poi a scrivere anche l'equazione. L'equazione poi viene semplice, perché ha identificato qual è il comportamento che vuole rappresentare. Il controllo pressione poi può essere fatto sia con componenti distribuiti, anche con componenti integrati, quindi questa necessità di andare a far passare della massa verso l'uscita quando c'è un errore di pressione, quindi un errore fra set e feedback, può essere integrato in un'unica valvola in cui io metto all'interno e la parte di doppio distributore in apertura e chiusura e la parte di regolazione e quindi di lettura della pressione di valle, di confronto con la pressione di set e quindi di gestione tramite un controllo di un segnale di riferimento di apertura alla valvola principale, ed è quello che per esempio si può fare con tutti i sistemi a doppio curatore, servosolenoide, valvole PWM, però indipendentemente dalla soluzione tecnologica un'unica valvola può essere una valvola proporzionale in pressione, che funziona in modo molto differente da una valvola proporzionale in flusso, decisamente. La valvola proporzionale in flusso, il movimento, la posizione dell'organo principale del cassetto è in qualche modo relazionata al comando al set della valvola. In una valvola regolatrice di pressione, la movimentazione, la legge di moto degli organi mobili interni non è per niente correlata con il set. Tant'è che se io faccio un controllo di pressione, io do un set che so io, tipo quello che ho dato qua, io dico la pressione qua volevo che fosse zero, quella che fa, chiedo un incremento di pressione e poi pressione costante, e io guardo i due otturatori, a fronte della richiesta della crescita, questi qua si spostano tutti e due verso il basso, fanno passare la massa verso l'uscita, ma una volta che sull'uscita si è stabilita la pressione voluta,
questo equipaggio si deve richiudere da solo. Quindi a fronte di un segnale alto qua del 7 ci sarà un segnale 0 della posizione del cassetto, perché il cassetto si deve richiudere quando ho regolato la pressione di mano. Quindi il funzionamento è decisamente diverso, e non è che all'interno i dispositivi funzionano evidentemente allo stesso modo, dipende da quello che deve essere chiesto. Ok, questa era una prima, veloce, non vi potete immaginare, però una serie di concetti generali sull'architettura di un servosistema. Direi, a mio parere, dobbiamo capire che è fatto da diversi dispositivi. Nella mia accezione, il servosistema è un insieme di dispositivi che mi permettono di regolare una grandezza fisica. L'uscita è la grandezza fisica, quindi se io dico controllo una coppia, vuol dire che quel mio dispositivo eserciterà una coppia per metro sull'organo sul quale questo servosistema lavora, e quindi ci vogliono una serie di dispositivi che complessivamente il servosistema risponde a delle esigenze di richieste di prestazioni, di caratteristiche di tecniche, di specifiche tecniche. Ci sono, a mio parere, alcuni metodi, alcune considerazioni che bisogna fare per cercare di avvicinarsi. Vedete, io non ho parlato di controllo, io ho parlato di servosistema, non ho citato il problema di controllo, non ho citato l'algoritmo di controllo, non ho citato se è PPI, se è reti neurali, se è fasi, se è sistema adattativo. È la roba che sta dentro il servosistema. Il sistema, a mio parere, è il dispositivo. Uno di questi pezzi è l'algoritmo di controllo. Cioè, abbiamo detto subito che se l'algoritmo di controllo non lo facciamo bene, il mio sistema non funziona, sarà molto male. Anche se i componenti sono eccellenti, ma se non li ho legati bene, se non ho fatto una ricetta buona, non funziona, perché gli sto dando un algoritmo sbagliato. È come se comprassi una bellissima vettura, ma poi la guidassi male. Cioè, è inutile che c'è una bella vettura, ma se la guido male non sono capace di guidarlo, meglio che mi compro una carretta e faccio meglio. Qua è assolutamente uguale. È un melange, a mio parere, di elementi che devono giocare una specie di orchestra per farli funzionare bene. Facciamo un passetto in più. Vediamo come potrebbero essere visti, applicati in un settore dove servosistemi forse un po' da sempre sono elementi fondamentali. Per governare un velivolo, evidentemente devo controllare il segra di libertà, direi qualsiasi organo, corpo rigido nello spazio, se voglio identificare la posizione, l'orientamento, mi servono questi segra di libertà, e quindi devo esercitare un'azione sul vettore generalizzato di forze e momenti per fare in modo che l'equilibrio di questo sistema, integrandolo, legge del moto, mi permette di definire dove sta e dove andrà e come ci andrà. Evidentemente nel velivolo io ho la necessità di controllare rollio, beccheggio e imbardata secondo tre assi che possiamo identificare: un asse longitudinale, un asse trasversale e un asse perpendicolare al velivolo, e quindi questa operazione la determino facendo che cosa? Ma andando a posizionare delle superfici di governo sul velivolo, che sia che questo sia ad ala fissa, come in questo caso, velivolo tattico, militare, civile, indipendentemente da questo, però io ho delle superfici di governo sul mio velivolo, alla fissa, ho delle superfici che opportunamente determinano delle azioni durante la presenza di una velocità relativa anche sulla rotante,
e la possibilità di piazzare queste superfici e muovere queste superfici, offrire queste superfici all'aria, alla velocità relativa, mi permette di esercitare quelle forze momento sull'intera macchina. È la stessa cosa che io faccio su una macchina nave quando sposto il timone o delle ali equilibratrici, stabilizzatrici. Offro una variazione, una superficie che si orienta rispetto al movimento della nave, e quindi ho un'azione che è esercitata sull'organo che è la palla del timone, e quindi sullo scafo. Evidente che la roba lì vale solo se sono in velocità relativa. Se io sono fermo in porta e muovo il timone, la barca non si va da sulla parte, se non c'è velocità relativa. E questa è la stessa cosa. Evidentemente qua non posso muovere certe superfici con una barra o con una ruota, perché le forze sono troppo grandi. Anzi, i servosistemi sono proprio, ancora oggi, sono applicati laddove le forze sono grandi, perché se io ho un ultraleggero o una macchina in cui le forze sono piccole, non piace il servosistema. Ma se ho un velivolo che ha delle superfici importanti, e quindi per poterlo manovrare delle masse importanti, per poterlo manovrare mi servono delle superfici importanti, viaggio a velocità sufficientemente elevate, non sono in grado manualmente di esercitare la potenza per fare questo, e quindi ho bisogno di un servomeccanismo, di un servocomando, di un qualche cosa che ripeta la mia richiesta e muova quando chiedo queste superfici di governo. Indipendentemente, ripeto, che sia dalla fissa o dalla rotante. I comandi del velivolo operato, sì, ce ne sono alcuni più importanti di altri, comandi primari e comandi secondari. Comandi primari sono alettone, equilibratore e timone, i comandi secondari sono tutti gli altri, e tipicamente sono piazzati dal punto di vista aerodinamico in specifiche zone delle superfici del velivolo. I comandi primari sono quelli che vengono normalmente richiesti durante tutto il volo della macchina. Permettono evidentemente la possibilità di definire la traiettoria del velivolo, e sono sicuramente critici, cioè la mancanza di funzionamento di un comando primario determina problematiche rilevanti sul volo. E tant'è che gli aspetti affidabilistici che sono connessi richiedono oggi, in particolare sui velivoli civili, il fatto che un comando primario possa avere una probabilità di perdita inferiore a una per 10 milioni di ore di volo. Sul velivolo da combattimento questa affidabilità richiesta è un po' meno stringente. Quindi qualsiasi esercizio, qualsiasi variazione, qualsiasi tipologia di dispositivo che debba essere usato per alettoni, per equilibratore, per timone, deve arrivare a esprimere questa probabilità per poter avere una zona di accesso, di presa in considerazione. Se non ha questo, può essere la più bella soluzione, ma non ha accesso all'applicazione. Orientativamente, poi questi sono dei dati, però gli ordini di grandezza di un comando di volo possono essere delle corse del centinaio di millimetri, 100, 200, 50, questi sono gli ordini di grandezza, millimetri di spostamento, con dei carichi che possono essere dell'ordine della decina di migliaia di newton, diciamo da una decina a qualche decina, quindi è la forza che riescono a esercitare. Quindi se uno fa idraulico in qualche modo identificato una certa pressione di alimentazione, identifica anche una taglia del pistone.
in funzione del tipo di comando di volo, ce ne saranno alcuni che hanno prestazioni dinamiche un po' più elevate, altri un po' meno elevate, però l'ordine di grandezza sarà l'ordine della decina di Hertz, la larghezza di banda richiesta al servocomando, che poi potrà essere esercitata questa prestazione identificando una larghezza di banda, identificando uno sfasamento e corrispondenti attenuazioni e pulsazioni. Comandi secondari, quindi gli ipersostentatori del bordo d'attacco, gli slap, quelli del bordo di uscita, i flap, aerofreni e altri, hanno delle richieste che non vengono fatte in continuazione durante il volo, ma vengono fatte solo in certi periodi del volo, anche importanti, dell'atterraggio, durante il decollo, perché permettono di incrementare la superficie, quindi la portanza, la velocità più bassa. Però, voglio dire, si ritiene che l'aereo possa anche atterrare anche con i flap non esattamente posizionati dove erano, casomai avrà bisogno di un pezzo di pista un po' più lunga, ma se perde l'equilibratore sicuramente non atterra, ma va semplicemente per terra, o il timone, come si deve fare. Quindi per questi vengono delle richieste di affidabilità più basse, di quarto ordine di grandezza più bassa in termini di probabilità, e anche dal punto di vista prestazionale. Quindi qua vediamo un po' molto velocemente quali sono queste richieste, e evidentemente questi servocomandi sono poi piazzati in modo tale da avere il controllo lungo i tre assi, quindi quelli che prendono il farrolio, in particolare gli alettoni, quelli che vi permettono di fare beccheggio, quindi il vibratore, e quelli che vi permettono di fare imbarcare il timone. Quindi questi servocomandi poi sono fortunatamente relazionati e costruiti in modo tale da permettere l'esercizio della variazione di queste grandezze fisiche, di questi angoli. Il discorso che ora analogo vale per l'elicottero. L'elicottero in realtà non ha delle superfici di governo, perché azione viene determinata dalla rotazione delle pale e dall'angolo di incidenza che queste assumono. Angolo di incidenza si hanno sia sul rotore principale sia sul rotore di coda, se l'elicottero è in una configurazione standard, diciamo, senza controrotante o senza due rotori principali. Cosa succede? La possibilità di garantire la traiettoria dell'elicottero è determinata evidentemente da una direzione della risultante di forza. Quindi, indipendentemente dalla portanza, indipendentemente dalla componente verticale che determina il sollevamento del mezzo, però una volta che io voglio andare nella direzione del pressionale, devo orientare questa mia risultante in quella direzione, se no questo corpo non ci andrà. La legge del moto non andrà, non si determinerà un'accelerazione, una velocità, uno spostamento in quella specifica direzione. Per riorientare questa direzione la risultante, evidentemente durante la rotazione delle pale viene fatto variare ciclicamente il passo e quindi l'angolo di incidenza della pala. Ogni pala, mentre gira, avrà una zona, una porzione angolare in cui l'angolo di incidenza incrementa e poi c'è una fase in cui si riduce. Questo fa sì che questa risultante si orienta e quindi c'è la possibilità di portare l'elicottero in quella direzione voluta. Questo si esercita con due leve sostanzialmente, quindi con il joystick, con la barra del passo ciclico, che è questa, e con la barra del passo collettivo. Sono le due leve che il pilota ha tradizionalmente in mano. Cosa fanno queste due leve?
mi sembrerebbe una avendo due gradi di libertà, l'altra avendo uno solo, in qualche modo tramite questi tre gradi di libertà si permette di spostare verticalmente e con due angoli di beccheggio imbardata quello che si chiama squash plate e che sostanzialmente mi permette di spostare una leva di pitch e quindi far variare l'angolo di incidenza della pala durante la rotazione del rotore e quindi durante la rotazione delle pale stesse. Poi ci torniamo sopra, ma vedete, per fare questa operazione, quindi per poter dare questi tre gradi di libertà a questo dispositivo, a questo anello, anzi sono due anelli, uno che ha questi tre gradi di libertà ma non ruota, il secondo che ha una ralla rispetto al precedente, quindi mantiene la stessa configurazione di questi tre gradi di libertà, ma è connesso con il rotore, quindi ruota insieme al rotore, ruota insieme alle palle. Bene, questo secondo, il primo diciamo, mi permettono di dare questi tre gradi di libertà che sono determinati da tre servocomandi, cosiddetti del rotore principale, che sono tre servocomandi di controllo di posizione, che opportunamente sommati corrispondono ai tre gradi di libertà che arrivano dalla leva del passo ciclico, che è una leva che ha due gradi di libertà, come se fosse un joystick, e dalla leva del passo collettivo. Il passo collettivo sostanzialmente non fa altro che spostare tutti e tre gli attuatori insieme e quindi di spostare semplicemente verticalmente la switch plate, tutti gli angoli di incidenza aumentano per tutte le pale contemporaneamente. E quindi capite che se io affetto l'aria con l'angolo di incidenza maggiore aumento la portanza e quindi l'elicottero quando si alza viene determinato da questa variazione del passo collettivo. Evidentemente contestualmente ci dovrà essere anche una reazione sul rotore di coda, perché sennò l'elicottero si avvicina anche su se stesso evidentemente, e quindi ci sarà anche un comando sul rotore di coda tramite i pedali e quant'altro. Qua vediamo semplicemente la radice delle pale, la possibilità di orientare queste pale appunto con questi braccetti, con questi pitch link insomma, che sono connessi con lo swash plate superiore, con quello rotante, e connesso poi tramite una ralla a quello non rotante, quindi low swash plate, il quale viene posizionato da questi tre servocomandi, che poi sono connessi evidentemente con le leve di passo ciclico e passo collettivo. Guardate che questi servocomandi sono dei servocomandi in cui, tra l'altro sono servocomandi cosiddetti idromeccanici, cioè sono dei comandi in cui la retroazione esiste, ma non è una retroazione elettrica, non c'è un sensore di posizione, non c'è un controllo fatto con microprocessore, con un calcolatore. La retroazione è meccanica, basata sulle leve, sul dimensionamento di queste leve a tre centri, e che permettono di sommare degli spostamenti e fare delle differenze di spostamenti. Quindi dal punto di vista affidabilistico è estremamente rilevante, estremamente interessante, che ha fatto sì che fino adesso sulle macchine ad ala rotante civili l'introduzione del fly-by-wire, quindi dell'applicazione di segnali elettrici e controllo digitale, non è ancora entrata proprio per la difficoltà in termini di affidabilità, cioè la soluzione non è ancora sufficientemente matura per poter essere impiegata. Nei velivoli a combattimento c'è già la soluzione fly-by-wire per il rifatto, ma per i velivoli civili non ancora, sempre per i civili. Per i velivoli che richiedono un'affidabilità per ore di volo che è superiore a quelli dei velivoli militari. Allora, vedete, non è che uno quando pensa al servocomando deve pensare alla roba più complicata possibile, immaginabile,
non è che si raggiunga, non è che si raggiunge con l'insieme infinito di dettagli, anzi, è il contrario, cioè bisogna fare una macchina molto semplice e molto affidabile. E tant'è che queste soluzioni qua che sembrano estremamente semplici, ma in realtà sono poi se stesse, richiedono tutta una serie di elementi di attenzione, ma che garantiscono in modo efficace la soluzione. Certo, un sistema di questo tipo non può variare i guadagni. Un sistema di questo tipo non può fare un algoritmo adattativo, perché ci sono delle leve, ci sono dei pezzi meccanici, la loro lunghezza stabilisce il guadagno. Una volta che l'ho montato, non lo tocco più per fare, non lo cambio, non è che c'è un problema dico ma sì, sono una condizione a temperatura alta, temperatura bassa, vario guadagno, vario guadagno importato, allora mi rifaccio sul controllo cambiando l'algoritmo. No, non cambio niente qua. Quindi è così, però il sistema è affidabile e quindi per una macchina che è molto critica come l'elicottero, se io perdo uno di questi tre comandi qua, l'elicottero viene giù come una pera, non è che c'è a raccontare, però insomma, se uno perde uno di questi servocomandi qua, veramente perde la macchina. E qua si vede l'anello con lo swash plate, il lever pitch e quindi la possibilità poi di orientare evidentemente l'angolo incidenza della palla. Questa è sostanzialmente la stessa rappresentazione di quello che abbiamo detto adesso, diciamo, facendone una rappresentazione di schema e di layout idraulico, quindi serve un sistema idromeccanico di controllo posizione in cui la retrazione è di tipo meccanico. Mentre, qua poi casomai ci torniamo un attimo, l'analogia, l'evoluzione di questo servosistema idromeccanico è il servosistema fly-by-wire, quindi il fatto che non c'è una retroazione meccanica, casomai è ancora un sistema ad attuazione idraulica, quindi la parte idro c'è ancora, ma la retroazione è di tipo elettrico, quindi c'è un trasduttore elettrico, c'è un controllo elettrico, c'è la possibilità di gestire il segnale con un fly control computer e quindi c'è la possibilità di usare una parte di regolazione, una parte di driver, di nuovo tipicamente digitale, e quindi avere la versatilità più ampia nella definizione delle prestazioni del sistema, che mantiene la stessa configurazione per quanto riguarda l'attuazione. Quindi l'interfaccia e l'attuatore possono rimanere anche sostanzialmente lo stesso, ma quello che cambia fondamentalmente è la parte di regolazione. E quindi in questo servocomando fly-by-wire, diciamo, gioca in modo rilevante la presenza del fly control computer, a cui verranno connessi i vari comandi principali, i vari comandi secondari, quindi comandi primari, comandi secondari con i loro feedback, eccetera. La retroazione meccanica, diciamo, è una cosa più semplice per spiegare la presenza del feedback. Qua si vede molto bene, questo è lo schema, la sezione di un servocomando a retroazione meccanica. Qua c'è la valvola, qua c'è il cilindro. La valvola ha uno stelo che viene connesso con questa leva, con questo albero che è incernierato rispetto a una seconda leva, la leva appunto di feedback, questa leva ha un punto in cui viene applicato il segnale di comando. Il segnale di comando è un segnale di posizione, quindi
quando io uso un sistema che ha retrazione meccanica di posizione, in un punto della leva io eserciterò un input che è una posizione di questo punto. Quindi questa leva connette l'albero che sposta il cassetto della valvola e connette anche, appunto tramite la leva di feedback, il movimento dello stelo, connette un punto dello stelo. Ora, ipotizziamo che questa sia una posizione, una delle infinite posizioni che l'attuatore può avere fra il più o meno 100% della sua corsa. In questa posizione è allo 0% della corsa. Poi potrà arrivare al più 100%, per esempio, quando il pistone sarà qua in alto, meno 100% quando il pistone sarà qua in basso. Questo è lo 0% e questo punto qua è allo 0. Ipotizziamo che da questa configurazione io prenda questo punto e lo sposto in alto di una certa quantità. Quindi l'input avrà un più o meno suo 100% dell'input a cui vorrà corrispondere l'analogo più o meno 100% dell'output. Non è detto che sia lo stesso, perché l'input ormai è semplicemente, non so, più o meno 30 mm e l'output è più o meno 60 mm. Non è detto che l'ampiezza dell'input sia uguale all'ampiezza dell'output. In questo caso la tipologia di input è uguale alla tipologia dell'output, perché se lo sistema è a controllo e a retroazione meccanica e la grandezza di regolazione è la stessa grandezza fisica dell'output. Ma non è detto che sia la stessa, il valore, il range, il campo, non è che il guadagno debba essere necessariamente uguale a 1. Ho spostato in alto questo punto, evidentemente ho aperto la valvola. Ho aperto la valvola, ho spostato il cassetto rispetto alla carcassa. Notate che in questa configurazione la carcassa della valvola è connessa con la carcassa dell'attuatore, quindi sono di pezzi. E quindi, avendo spostato in alto questo, ho spostato il cassetto rispetto alla carcassa e quindi rispetto all'attuatore. Ho liberato una luce di passaggio, sicuramente sono in grado di andare a far passare, a riempire, a mandare della massa in una camera superiore. Ma se questo succede, evidentemente dopo un po', noi sappiamo, si muoverà il pistone e si muoverà anche in direzione verso il basso. Perché se qua ho messo della massa e qua l'ho tolta, perché analogamente avrò liberato una linea verso lo scarico, qua sale la pressione, dopo un po' qua scende la pressione. E quindi questo se ne va verso il basso. Non guardate adesso qua se c'è una forza appeso, il sistema potrebbe essere messo in orizzontale. Non sarebbe l'effetto della forza peso, ma se questo se ne va verso il basso, ovviamente questo punto qua di qua in avanti non si sposta più, perché io ho dato un comando e aspetto che il mio sistema risponda. Quindi se questo se ne viene in giù e questo punto qua non si è mosso rispetto al comando che ho applicato, è evidente che questo, il punto della, connesso con lo stelo della valvola viene tirato verso il basso. Ma se viene tirato verso il basso, questo qua se ne andrà verso il basso fino a che questo si muove. Ma questo si muove fino a che c'è una luce di passaggio. Quando questo si è spostato in basso, in una condizione tale per cui questo punto qua ha tirato in basso lo stelo della valvola e è arrivato al punto in cui le luci di passaggio sono nulle, portata non ne manderà più alle camere, massa non ne varierà più nelle camere, pressione non ne varierà più nelle camere e il sistema si ferma, sempre con i suoi ritardi, però a un certo punto di nuovo si ristabilisce un livello di pressione di monte di valle uguale a quello che avevo prima. Ed ecco che è esattamente il concetto principe, semplice del servosistema, che deve ricopiare un segnale che ho dato in comando. Questo è molto, molto visivo, molto, molto semplice da vedere, perché la tipologia del comando, la tipologia dell'uscita è la stessa grandezza fisica. E quindi è quello che c'è scritto qua. E qua vediamo, avevamo visto prima qua un disegno di un servocomando, e qua ne vediamo una foto.
Questo è il punto in cui entra l'input. Questa è la leva di feedback che riporta sulla leva a tre centri la posizione dello stelo. È una leva questa, sono due bracci, due pezzi di metallo, se ne chiamiamo volgarmente così. Qua dentro ci sono le valvole, ci sono anche degli altri dispositivi, lo SCAS o altre cose che ci permettono di avere con un'autorità più bassa la possibilità di gestire un aumento di prestazioni in termini di stabilità della macchina, ma sostanzialmente, voglio dire, quello che è questo schema molto povero è quello che noi abbiamo in tutta questa macchina qua. Ed è un serosistema anche che cerca di essere poco sensibile al disturbo di forza, lo riesce a fare questa operazione, perché se io mantengo fermo questo punto e vario la forza qua, incremento la forza lì per esempio, perché sono in una situazione in cui ho delle raffiche o delle grandezze che entrano dall'esterno e quindi fanno variare la forza sul mio servocomando. E evidentemente se cambio la forza qua, dato che l'olio in questo caso, anche se avessi un motore elettrico, non ha una cedevolezza zero, non ha una rigidezza infinita. Rigidezza di servocomando, voglio dire, non necessariamente una rigidezza solo meccanica. In questo caso ha una cedevolezza idraulica, dato che non ha una rigidezza idraulica infinita, perché sarà presente comunque un po' di aria dentro questo liquido, sarà presente una certa cedevolezza strutturale nel dispositivo, sarà presente una cedevolezza propria, insomma, del fluido, e a fronte di questa variazione, incremento di forza in una certa direzione, evidentemente il sistema si sposterà un po', perché se è piazzato su delle molle, le molle idrauliche, si sposterà un po' il pistone. Ma se si sposta un po' il pistone e questo non si sposta, vedete che la retroazione fa sì che si sposta l'errore fra 7 feedback e quindi si sposta l'output e quindi nasce un errore fra 7 feedback e quindi c'è un segnale di regolazione di riferimento che sappiamo essere l'input, l'interfaccia, cioè viene tirato prima giù il cassetto. Se è tirato giù il cassetto, se è montato in modo stabile il sistema, entrerà un po' di massa qua e uscirà un po' di massa sopra. E io, quindi, autonomamente, io non devo fare nulla dall'esterno, si ristabilirà un incremento di pressione tale da cercare di mantenere. Poi non è detto che mi riporto a compensare completamente il disturbo, può darsi che non riesca a compensarlo completamente. Però sicuramente il sistema reagisce al disturbo cercando di ridurlo. Le architetture di un servosistema evidentemente dipendono molto dalla funzione che il servosistema deve acquisire, dai requisiti di forza e di velocità, quindi dal campo di funzionamento, capite? Se io voglio pensare a un servocomando per un elicottero, avrò come primo esempio un diagramma forza-velocità, per cui mi verrà detto: guarda, il tuo servosistema deve produrre una certa forza quando il sistema è installato, poi deve produrre un'altra forza un po' più bassa quando io mi muovo a una certa velocità, poi ormai ancora un po' più basso quando mi muovo un'altra velocità un po' più alta, poi eventualmente mi viene detto anche quale sarà la velocità di fuga, presumibilmente con forze, quindi qual è la massima velocità con cui io posso muovere questo mio servocomando in assenza di forze. Assenza di forze in realtà è una cosa che non si verifica, perché comunque io qualche forza ce l'ho comunque sempre, anche dentro l'attuatore, forze resistenti, quant'altro. Evidentemente ci saranno le caratteristiche di ingombro, di montaggio, di anche di
di scelta di gestione, manutenibilità e quant'altro. Molto importante sempre di più questo discorso del comportamento in caso di guasto, quindi tutto quello che è in qualche modo connesso con lo stato di salute del dispositivo. Oggi non citerò per nulla la parola prognostica, ma è uno degli elementi sul quale oggi in questo settore dei servocomandi si gioca un po' la prestazione del dispositivo, e quindi connesso con gli aspetti affidabilistici da un lato, ma anche con gli aspetti di modalità di vita del dispositivo, di qualità, lasciatemi dire, di vita del dispositivo, e soprattutto di determinazione della possibilità di predire il suo stato di vita di qua, fino a quando non potrà più essere usato. Quindi la prognostica del dispositivo in condizioni di funzionamento, non in condizioni di fermo, evidentemente. E ovviamente non ultimo, gli obiettivi di costo. Questa definizione dell'architettura è connessa necessariamente con le tecnologie di azionamento, con quelle di controllo, con comportamenti in caso di guasto e considerazioni sul monitoraggio. Vedete, quando io dico tecnologie di controllo, l'abbiamo già visto, controllo elettrico, elettronico, informatico, programmabile, controllo meccanico, sono tutti e due sistemi di controllo assolutamente efficaci, certe applicazioni vanno per la maggiore alcune e per altre la maggiore altre, e i primi non si sono ancora commessi. Laddove ho valori di potenza di servosistema bassa richieste, posso usare oggi la tecnologia di attuazione elettrica, quindi posso usare motori elettrici. Laddove viceversa la potenza richiesta è più alta, forza, il contatore di velocità, forza per velocità, quelle decine di migliaia di newton e quelle centinaia di newton per secondo, insomma, sono in qualche modo connesse. E allora, se ho tanta velocità e tanta forza, tipicamente la soluzione che mi permette di raggiungere una certa frequenza di lavoro, una certa risposta dinamica del suo sistema, è la soluzione idraulica. Dove invece la potenza è più bassa, la soluzione elettrica è tecnologicamente realizzabile e montabile. Questo è quello che ho detto. I valori insomma sono intorno al chilo, quando sono inferiore al chilo posso fare oggi, se domani cambieranno anche, saranno più disponibilità sui servosistemi elettrici e quindi dovrei incrementare la densità di potenza, però per adesso queste sono più o meno le soluzioni. Sui pro e contro delle soluzioni elettriche, perché si fanno principalmente i pro e contro delle soluzioni elettriche? Perché le soluzioni elettriche sono quelle del domani, servocomandi elettromeccanici, cosiddetti servosistemi IMA e MA, elettromeccanica credo, sono le soluzioni che vanno nella direzione del more electric aircraft. Non ancora all electric, però more electric sì, e la possibilità di usare sistemi elettrici permette tutta una serie di elementi di interesse, maggiore affidabilità, maggiore possibilità di soluzioni di montaggio, di scelta, non si hanno più i tubi, non si hanno più dei vincoli che invece il sistema idraulico ha, evidentemente. Voi pensate che questi comandi normalmente sono piazzati laddove c'è la superficie da muovere. Abbiamo visto gli alettoni, abbiamo visto il timone, abbiamo visto l'equilibratore, poi abbiamo visto anche tutti gli altri, sled,
flap e ai freni e quant'altro. Quindi la trattore non è che stia nella pancia del velivolo, che poi mettono un leverage, cioè nella maggior parte dei casi, come anni primari, la trattore è vicina alla superficie che devo muovere. E quindi l'installazione di un sistema elettromeccanico, o meglio, di un sistema di attuazione elettromeccanico, mi permette di ridurre sostanzialmente i pesi al montaggio del dispositivo, è sicuramente più manutenibile, non ci sono perdite di olio, non ci sono possibilità di liche, non ci sono possibilità di danneggiamento di altre parti, e in realtà un minore costo del ciclo di vita. Svantaggi, il grosso svantaggio oggi è un problema proprio di affidabilità nel momento in cui si pensa di usare un attuatore elettromeccanico per controllare una posizione lineare, come tipicamente sono tutte quelle che attualmente sono previste, la maggior parte almeno di queste. Attuatori elettrici lineari sostanzialmente non ce ne sono molto efficaci, efficienti, e quindi si tratta di prendere un attuatore rotativo, un motore elettrico rotativo e poi trasformare il moto da rotativo a lineare. Tipicamente con dei dispositivi che devono essere anche efficienti, peraltro, quindi il sistema residuo di sfere è uno di quelli che potrebbe essere usato con efficacia. Se lo è molto dal punto di vista industriale, ma come pensa il contratto, non lo è, se non solo in prima battuta, nell'applicazione di comando di volo. Perché? Perché questo elemento di trasformazione non garantisce oggi quell'affidabilità richiesta, perché si possono determinare degli impuntamenti, si possono generare delle seso del sistema. Il fatto per esempio che una sfera si vada a bloccare, a impuntare, a incastrare, e quindi si determina un momento di equilibrio, condizioni stazionarie, con forze interne anche molto grandi, con un sistema impuntato in modo irreversibile. Al punto tale che, essendo stato impuntato per azioni di aderenza, non riesco manco a sbloccare. Quindi anche se ho dei sistemi ridondati, come sicuramente ho, quindi ho due attuatori che lavorano sulla stessa superficie di governo, ma se uno dei due si è incastrato, si è bloccato dopo aver fatto una certa corsa, l'altro come fa a, cioè dovrebbe avere una forza gigantesca per poter sbloccare questo e riportare casomai la superficie. Quindi il fatto che un attuatore si possa bloccare sui comandi primari in una posizione che non sia una posizione, diciamo, di zero, o comunque si possa bloccare in una qualsiasi posizione, è una cosa che non è assolutamente accettabile. Finché non si risolverà questo problema, diciamo, l'utilizzabilità degli attuatori elettromeccanici per i comandi primari di volo è praticamente tendente a zero. Si sta lavorando peraltro tutto il mondo per cercare invece di fare in modo di superare questo aspetto, che quindi è un aspetto di tipo anche probabilmente meccanico, un sistema di integrazione da un lato del trasformatore, del convertitore del moto, dall'altro la possibilità di incrementare l'intelligenza a bordo del servocomando, cercando di dotarlo di elementi prognostici per capire se prima che si arrivi al degrado tale da generare un puntamento di qualche organo meccanico, si possa capire che ci sia una progressione di anomalia, e quindi gestire prima che questa anomalia diventi appunto un impuntamento, gestire prima la possibilità di mantenere la macchina, quindi cambiarla, sbarcarla e metterci in base. Questi sono gli elementi, diciamo, maggiori. E l'architettura di un sistema elettromeccanico cambia un po', evidentemente,
da uno di tipo puramente idraulico. Qua nell'idraulico abbiamo capito che c'era la valvola, c'era l'attuatore, c'era la regolazione, e nel sistema elettromeccanico evidentemente abbiamo dei componenti che fanno riferimento al driver del motore, che è l'equivalente della servovalvola, al motore elettrico, che è l'equivalente del cilindro idraulico, la chiusura dell'anello, che è fatta con un conduttore rotativo o lineare che sia, diciamo, poco cambia, e poi ci sarà un controllo della chiusura dell'anello, e poi ci sarà un qualche computer che gestisce il set del comando. È ovvio che, diciamo, mentre qua abbiamo dei segnali idraulici a un certo livello e poi il controllo potrebbe anche essere fatto in tipo meccanico, qua ci sono, diciamo, la presenza ampia di segnali elettrici, cioè tipicamente diventa tutto elettrico, quindi anche il controllo in qualche modo è gestito con segnali elettrici. Nell'attuatore elettromeccanico sono presenti degli organi di trasmissione. Possono essere presenti tipicamente dei riduttori, perché dato che il motore elettrico genera velocità elevate, non si realizzano normalmente motori in coppia, e quindi c'è necessità di abbassare questa, trasformare questa potenza, alta velocità, bassa coppia, messa normalmente velocità più bassa e coppia però un po' più forte, perché le forze poi sono sempre quelle di prima, se lo volessi mettere là. E fra l'altro c'è il problema che se da un lato l'applicabilità delle IMA mi porta ad avere un montaggio con delle masse più basse, però sul singolo servocomando, dato che la densità di potenza di un sistema idraulico più alto di quello del sistema elettrico, in realtà non è che risparmio moltissimo, anzi perdo sul singolo peso del singolo motore, col motore elettrico rispetto all'idraulico. Complessivamente invece guadagno, perché non ho impianti idraulici e quant'altro da piazzare. Però ho questa limitazione: A, riduttori, quindi organi di trasmissione che si muovono; B, trasformazione del moto rotatorio allineare, e quindi possibilità di impuntamento. Grosso del problema mediamente sta qua oggi dal punto di vista dell'applicazione. Ovviamente poi i sistemi sono ridondati, quindi ce ne devono essere due che lavorano insieme, perché sennò quei famosi 10 alla meno 9 non li raggiungo in termini di probabilità. E quindi l'idea sul sistema elettromeccanico è quella di trovare delle soluzioni che o siano tolleranti all'impuntamento, o comunque siano capaci di avere una sufficiente intelligenza a bordo per poter stimare la vita residua. Esistono poi delle tecnologie ibride che non sono né elettriche né semplicemente elettriche né semplicemente idrauliche, sono le dotazioni elettrostatiche, che sostanzialmente portano alla generazione locale, puntuale, dell'energia idraulica, quindi invece di avere una servovalvola e l'attuatore e una centrale di pompaggio esterna, una centrale di alimentazione esterna, ovviamente questo sono più di una per sempre per la alternanza complessiva, avere localmente la generazione della potenza idraulica, quindi avere tipicamente un motore elettrico con troppa velocità a girare una pompa fissa, che costituisce l'elemento di generazione della potenza idraulica, e poi l'attuatore che viene, come se fosse una trasmissione idrostatica, insomma, viene mosso in funzione della portata che viene inviata dalla pompa, mossa da un motore elettrico controllato in velocità. Quindi ho la possibilità di far variare direttamente, sicuramente non lamino fluido, non devo riscaldarlo,
non lo riscaldo, scusate, non devo raffreddarlo. Ci sono tutta una serie di vantaggi e ci sono applicazioni in servocomandi, comandi secondari in particolare, dove questo viene usato. E quindi dicevamo che servocomandi nelle varie applicazioni, noi abbiamo già capito che si configurano come degli aggeggi fatti così, ecco, dove tipicamente c'è una movimentazione lineare, nel senso anche evidentemente rotative, idraulica oppure elettroidraulica oppure elettromeccanica, diciamo le soluzioni elettromeccaniche sono ancora in fase per i comandi primari, sicuramente in fase di elaborazione. Sui velivoli civili le gran parte delle attuazioni sono peraltro idrauliche. Questo è il 340, quindi le attuazioni sono sostanzialmente idrauliche, la retroazione è nella gran parte elettrica, il velivolo civile per esempio è il velivolo che ha il flywheel sui comandi primari, e quindi diciamo, ci sono nuovi computer che controllano la gestione di questi servo comandi a bordo velivolo, e poi ci sono alcune retroazioni meccaniche, quindi soluzioni idromeccaniche, in particolare per il timone. Quindi idromeccanica non l'abbiamo solo nel dispositivo a rotazione, ci sono anche sul sistema della fissa. Controlli digitali rispetto a controlli analogici, beh, diciamo ormai i controlli analogici sulle applicazioni aerei civili o comunque sia sono problemi superati, ovviamente anche qua bisogna stare attenti che non è tutto sempre da una parte, è una scelta, nel senso che il controllo digitale permette di fare tutta una serie di variazioni sull'algoritmo, su tutte le non linearità possibili e immaginabili, però bisogna stare all'occhio che esistono dei tempi di calcolo e dei tempi di campionamento. E questo, dal punto di vista controllistico, introduce un ritardo di trasporto, che significa una perdita di fase. Allora, se io non tengo in conto che per un certo campo di frequenza, che poi sono quelle in cui il mio sistema ha la sua larghezza di banda, stanno da 15, 20, 30 Hz, 8 Hz, a quella frequenza lì, se i tempi di calcolo e di campionamento, che in qualche modo si sommano insieme, anche, cioè, fanno sì che, vedete, riducendo un po' il tempo di campionamento, però insomma, tenendo insieme di questi due tempi, rapportandoli in frequenza, bene, se non tengo conto che questi mi introducono un ritardo di fase e che può essere anche di 10-15 gradi, bene, quei 10-15 gradi si possono andare a ridurre in modo significativo i margini di fase del sistema e fare il sistema, rendere il sistema non più applicabile, non più accettabile. Perché insieme alle specifiche del mio sistema ci sono anche le indicazioni di quanto margine di fase devo mettere. E quindi questo significa che per poter fare questo ho bisogno di calcolatori che rinfrescano il dato a frequenze sempre più elevate, che lavorino a diciamo, migliaia di Hz sempre più a frequenze elevate, e allora posso ridurre questi tempi di campionamento, questi tempi di calcolo, allora sì che posso ridurre questa cosa. Ma se non riesco a fare questo, devo stare all'occhio, perché non è vero che posso incrementare quanto voglio il peso dell'algoritmo, perché se poi questo mi introduce dei ritardi e questo mi va a scapito della stabilità del sistema, questa cosa non è accettabile e non è applicabile,
non è vero che il controllo digitale mi risolve il problema, anzi ne introduce uno che è insuperabile. È ovvio che per poter raggiungere quel grado di probabilità ho bisogno di un sistema ridondato, se non lo raggiungerò mai, indipendentemente che sia idraulico, elettromeccanico, per dato, affidabilistico, se non metto delle linee che lavorano in parallelo, se non metto delle linee, dei sistemi di trasmissione delle azioni, delle forze che lavorino in parallelo, si possono sovrapporre. Indipendentemente dal fatto che lavorino contemporaneamente in parallelo o siano di master slave, cioè che uno poi intervenga solo quando un altro si è andato in avaria. Quindi il concetto di ridondanza è tipico delle applicazioni velivole. Casomai lo è meno in un'applicazione industriale, anche su una macchina utente, io ho il servocomando che mi controlla la tavola di lavoro. Non è ridondato, nel senso che se il servocomando si ferma, vabbè, si ferma la tavola, perderò un po' di produzione, non ho necessità di ridondarlo. Se sono su un sistema self-free critical è ovvio che devo ridondarlo, perché sennò soprattutto perdo la vita dei trasportati, non me lo posso permettere. Ma capite che dipende dall'applicazione. Allora, se non ce la faccio in un modo, raddoppio questo, che significa raddoppiare le linee idrauliche di generazione della potenza, raddoppiare le linee, gli attuatori che determinano il movimento, che vuol dire che tipicamente si lavora con un sistema doppio idraulico, si dice quadruplo elettrico, quindi due linee idrauliche, due servovalvole, due attuatori, due sistemi di alimentazione e quadruplo elettrico, quindi ogni LVDT raddoppiato, quindi avendo due LVDT vengono di quattro segnali di LVDT, ogni servovalvole invece di avere una sola, diciamo, sistema di solenoidi, ha due sistemi, quindi riceve essa stessa due segnali di input. Ci sono quattro sistemi di regolazione, ci sono quattro flight control computer, tipicamente fatti anche con degli hardware di marca diversa, con dei software prodotti da software house o comunque aziende diverse, quindi proprio per superare tutte le possibili condizioni di eventuale. E poi ovviamente con tutto questo insieme di componenti devono essere anche dei processi di votazione, perché evidentemente quando io ricevo i segnali da due LVDT che sono sulla stessa lettura di posizione, allora questi due non daranno esattamente lo stesso segnale identico, devo andare a vedere qual è. Poi in realtà se i miei due attuatori lavorano insieme, i miei quattro LVDT sparano fuori tutti quanti un segnale, che è un segnale unico, la posizione dovrebbe essere una, dei quattro non avrò tutti esattamente con lo stesso volta alla ennesima cifra dopo la via. Quindi devo votare tra questi quattro segnali qual è quello che poi diventa il segnale opportunamente gestito. Sono tutti i processi che fanno parte della necessità e che però dobbiamo mettere in pista dopo che abbiamo fatto il segnale ridondato, dopo che abbiamo fatto il sistema ridondato. Questa è l'architettura del sistema elettromeccanico. Le criticità, direi, arriverei molto velocemente verso la fine, anche perché ci siamo un po' allungati. Volevo solo concludere con un discorso legato alla necessità poi di sperimentare il nostro servocomando. Adesso il nostro servocomando, che sia, utilizziamo un servocomando controllo di posizione, però poi lo dobbiamo sperimentare, lo dobbiamo mettere in esame, dobbiamo farlo prima che venga montato, prima che venga fatto volare. Dobbiamo essere sicuri che quel servocomando, quando lo facciamo la prima volta, faccia quello che deve fare. E un modo
è quello di metterlo a un banco di prova in cui io posso fargli vedere intorno a questo servocomando controllo di posizione, gli faccio vedere intorno un'applicazione di forze che sono quelle che mi immagino che so lui si troverà quando dovrà volare. Quindi lui dovrà controllare la posizione di una superficie di governo, avrà certe masse, quindi certe inerzie da muovere, avrà certe cedevolezze da muovere, avrà certe cedevolezze sulla linea in cui andrà a muovere queste masse, avrà certi smorzamenti e avrà certe forze applicate. Perché se io apro un timone quando sono in velocità, su questo timone sarà esercitata una forza dall'aria che mi arriva contro il timone. Se ho delle masse su questo timone, quando io muovo con una certa legge, queste masse mi determineranno una certa inerzia. Se c'è una cedevolezza meccanica, la vedrò arrivare. Quindi ci avrò dei gradi di libertà in più a valle che in qualche modo si sovrappongono a quelli miei, alle mie dinamiche di servocomando. Modo che viene fatto è quello di dire: vai, o prendo questo servocomando e lo metto su un banco in cui gli riscontro, gli metto davanti un servocomando controllo forza, che quindi esercita una forza, una legge di forza contestuale alla legge di posizione che viene mossa, che viene applicata, che viene esercitata dal servocomando controllo posizione, oppure addirittura faccio quello che si chiama un Iron Bird, o un pezzo di un Iron Bird, o meglio l'Iron Bird di un pezzo di velivolo, che è quello di dire: costruisco una specie di uccello di acciaio che faccia sì che io possa montare su questo scheletro tutta una serie di comandi che saranno quelli che saranno montati poi sull'aereo, esattamente gli stessi che verranno montati sull'aereo, nella stessa configurazione geometrica, con le stesse tubazioni, con le stesse alimentazioni, tutto quanto. Ovviamente un sistema che non ha i propulsori, non ha i motori, non va bene, sta fermo. Però voglio dire, se questo è il velivolo 346, voi immaginatevi che qua ci sia la prua, qua ci siano le ali, una qua e una qua, che sono queste, e questa ci sia sia verso la coda del velivolo. Ora, tutti i servocomandi di questo velivolo sono piazzati qua, e sono piazzati con le loro alimentazioni, con i loro impianti. Guardate, c'è anche il carrello. Tutti questi impianti qua vengono fatti lavorare alimentandoli non in simulazione, non con un hardware in velluto, cioè vengono mossi nelle stesse condizioni, con lo stesso frame computer che c'è poi sul sistema reale, con una zona in cui esiste anche un cockpit, esiste una zona di manovra, di gestione del pilota, e anche qua vengono testati i vari comandi. Io diciamo, si testa su questo Iron Bird quello che è veramente poi i vari impianti montati sul velivolo si troveranno a svolgere. Cos'è che manca quando siete sull'Iron Bird? Mancano le forze esterne, mancano le forze aerodinamiche, mancano le azioni di disturbo. Perché voi siete fermi, poi gli dite: sì, adesso io ti sto dicendo che sto facendo una virata a 12G, in realtà sei fermo. Sì, per noi esercito la manovra di comando, ma non c'è nessuna forza esterna per fare, non c'è la forza aerodinamica. Quindi devo generarla questa forza. E devo generarla così come la generavo sul mio banco componente, diciamo, no? O sistema che sia. Questo è un banco sistema velivolo, non un banco solo sistema di impianto. E quindi devo opportunamente determinare dei sistemi di carico. Vedete? E dato che devo andare a piazzare con la stessa architettura che poi ho sul velivolo,
questo aeroporto assume una specie di castello, di struttura in cui qua da qualche parte è montato il servocomando che è montato anche sul velivolo finale. E ci saranno tutte le parti di banco che saranno quelle che mi permettono di piazzare opportunamente il servocomando controllo forza, che ovviamente è chiuso su un'opportuna scena di carico, riscontrato al servocomando controllo posizione, in modo tale che mentre do i comandi ai comandi di posizione, do opportunamente anche degli di forza di posizione del punto di volo, della condizione di manovra che sto simulando, quota, pressione, velocità e quant'altro, in modo tale che quel servocomando controllo posizione, sarà quello che sarà montato in volo, possa avere le condizioni reali, realistiche, più efficaci possibili. Dal mio punto di vista questo è un esercizio molto, molto bello, perché per me ha una grande interazione con l'aspetto velivolistico, ma è qualcosa che è di banco prova. Servosistemi non sono solo quelli che saranno montati poi alla fine nelle varie applicazioni, ma sono anche tutti quelli che permettono di testare quelli. Il banco è un elemento di servosistema straordinario, con dotato esso stesso di tutta una serie di criticità, di difficoltà da superare. Se dobbiamo andare a testare un servosistema contro l'opposizione, il banco deve essere un servosistema contro la forza, perché devo applicare il disturbo, che è una forza, a quello di posizione invece è una tendenza cinematica, con problematiche di tipo diverso anche, con necessità di architetture di controllo anche molto più sofisticato, perché queste forze io le devo applicare e anche con variazioni molto veloci, perché per me mi viene chiesto di applicare una raffica, mi viene chiesto di applicare una grandezza con un contenuto in frequenza anche alto, che casomai non può essere anche più alto di quello del controllo di posizione del servocomando di volo. E questo fa sì che bisogna trovare delle leggi di controllo opportuno, trovare un giusto compromesso fra le inerzie proprie dell'attuazione che genera la forza e le velocità di risposta, cosa che per esempio limita anche la tipologia di attuazione, perché è difficile riuscire a fare servocomandi di controllo forza elettrici, perché devono essere veloci e quindi avere poca inerzia. L'idraulica più o meno riesce a fare questo, l'elettrica un po' meno, perché l'inerzia propria di un motore elettrico è alta, laddove io chiedo delle coppie molto alte, ma se io poi devo far muovere anche delle masse interne, alla fine per poter avere accelerazioni forti devo incrementare la coppia, però mi si incrementa anche la coppia di inerzia. Insomma, questa rincorsa di progetto rischio di non convertere. A un certo punto non posso usare quel tipo di attuazione. Questo si giustifica la scelta tecnologica del perché molte controlli forza sono idraulici, perché devono essere veloci eccetera, ma devono avere quindi inerzia bassa. Mi fermo qua, vi ringrazio, non ho avuto modo di raccogliere da voi delle domande, però ovviamente sono pronto a rispondere se ritenete, o anche dopo, voglio dire, ci siamo un po' allungati rispetto a quanto avevamo previsto, però ho voluto cercare di darvi una panoramica anche un po' applicativa di quello che è il problema e di quelle che sono alcune sfide sul campo. Quindi vi ringrazio ancora.